il queer, da dove, che cosa significa queer, tra l'altro è stata un'italiana a coniarlo da un certo punto di vista, una studiosa italiana che è scappata all'estero, Teresa De Lauretis, che ha coniato questo termine, sì, e dal quale poi è partito un filone. Insomma, ci vuoi spiegare? Sì, Teresa De Lauretis ha essenzialmente unito l'aggettivo queer al sostantivo teoria. Questo è stato il suo, la sua genialata, se vogliamo chiamarla così, la sua idea. In realtà il termine queer è un termine del linguaggio comune, se vogliamo, un termine del linguaggio scurrile, che in inglese viene utilizzato per dire sostanzialmente frocio, quindi equivale a un dispregiativo che ha una radice etimologica, se vogliamo, che ha a che fare con l'opposizione fra ciò che va dritto, ciò che deve andare dritto, ciò che si comporta secondo le regole, e quindi in ambito sessuale c'è lo straight, quello che si comporta bene, e invece il queer è quello che si comporta male, quello che devia, quello che non segue la norma. L'invenzione è semmai stata, appunto, come vi dicevo, quella di agganciare questa idea alla possibilità di fare teoria. Io però volevo dire ancora una cosa, cioè una cosa tanto per iniziare, no? Aggiungendo una parte, diciamo, alla piccola biografia che è stata fatta su di me. Io non vivo nell'Accademia, io sono fuori dall'Accademia, nel senso che pur avendo conseguito un titolo di dottore di ricerca, non ho alcun posto nel mondo accademico. E questo in realtà contraddistingue una intera generazione, forse anche più di una generazione, di studiosi e di studiose che si sono occupati del genere e delle sessualità. Uno dei primi miti, secondo me, da sfatare, quantomeno in Italia, è il fatto che gli studi sul sesso e sul genere abbiano spazio all'interno del mondo accademico. Semmai, in parte, si può dire che questi studi aspirano ad avere uno spazio, e naturalmente per poter aspirare ad avere uno spazio nel mondo accademico bisogna parlare il linguaggio dell'accademia. Non si può pensare di fare una tesi di astrofisica utilizzando il linguaggio comune. Quindi la stessa dignità che un qualunque linguaggio scientifico deve avere per poter essere comunicato e per poter essere riconosciuto all'interno di un determinato contesto, viene rivendicata da alcuni studiosi e alcune studiose che per questo motivo ovviamente dovranno utilizzare dei tecnicismi, dovranno utilizzare e dare per scontato nel loro argomentare una serie di cose. Quindi due cose fondamentali: io non faccio parte del mondo accademico, e secondo, la teoria queer e in generale gli studi sulla sessualità sono regolarmente estromessi dal mondo accademico italiano. Questo tanto per precisare. Sì. Allora, semmai in Italia c'è stata una importazione e un coniugarsi, un adottare degli studi queer, della teoria queer, dei studi sulla sessualità da parte di alcuni gruppi, gruppuscoli e individualità del movimento GLBT negli ultimi, diciamo, 15 anni. Questo è vero, questo corrisponde alla verità. Ci si è appropriati essenzialmente di un discorso accademico che paradossalmente è nato in un paese come gli Stati Uniti proprio grazie a quelle politiche di, si chiamavano allora azione positiva o politiche dell'identità, che prevedevano l'ingresso e la valorizzazione all'interno del mondo accademico proprio di soggetti portatori di una specifica appartenenza
culturale, razziale, sessuale, eccetera, eccetera. Questo elemento che è, diciamo, discende dal 68, ha fatto sì che ci fosse una grossa produzione di discorsi negli Stati Uniti, e questa produzione di discorsi negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Australia, è passata in Europa. Altro elemento da precisare: la teoria queer e gli studi queer non sono assolutamente qualcosa di esclusivamente anglo-americano. Da un lato esiste una produzione europea, per esempio Beatrice Preciado è una filosofa molto importante nel panorama internazionale queer. E altro elemento secondo me significativo è che la materia di cui si sono sostanziati gli studi sulla sessualità cosiddetti queer è essenzialmente la filosofia continentale europea del secondo dopoguerra. Quindi, quando poi parleremo del fenomeno dell'importazione, della possibilità di importare, eccetera, eccetera, a parte che siamo in un contesto culturale evidentemente globalizzato, però ci tengo molto a sottolineare, come del resto dicevi tu stessa, Teresa De Laurentiis è andata negli Stati Uniti alla fine degli anni 70 seguendo Umberto Eco, e dopo essersi occupata della semiotica nel romanzo di Svevo, in Italia, pensate, è andata negli Stati Uniti e ha cominciato a scrivere di teoria femminista e di corpo lesbico. Questo proprio per dire quanto era complicato, o meglio impossibile, articolare certi discorsi in un paese come l'Italia, e quanto invece fosse stato un contesto come quello degli Stati Uniti a favorire la proliferazione di certi discorsi. Io non vorrei portarla troppo per le lunghe, forse ho già troppe cose. Io direi a questo punto di chiedere a Giovanni come è arrivato, come hai percepito l'arrivo della teoria queer, della filosofia della decostruzione dei generi in Italia, tu che